rissa, insulti e mani in faccia dietro la tribunetta del Consiglio Comunale che ospita i cittadini. Protagonisti dell'episodio ieri sera in occasione del dibattito sul caso della rimozione dello striscione dedicato a Giulio Regeni dalla facciata del comune ordinato dal sindaco, non i manifestanti pacifici che si erano radunati in tanti in Piazza Unità, ma gli autonomi della Casa delle Culture che in aula erano, oltre che per Regeni, anche per la mozione che doveva decidere sul loro sfratto dall'immobile di via Orlandini. Tutto è cominciato così, con un loro rappresentante più focoso che ha iniziato a spingere da dietro. Tra gli inquadrati, peraltro, si riconoscono chiaramente alcuni personaggi che avevano partecipato all'altro episodio cruento vissuto a Trieste alcuni mesi fa in via Roma, con tavolini fatti volare in aria in occasione del comizio del leader della Lega Salvini. Dopo due minuti di durissimo faccia a faccia, agenti della polizia locale Digos hanno dovuto far uscire a forza i manifestanti imbufaliti. Andiamo fuori! Nonostante tutto, però, alcuni fra i rimasti in aula, dopo qualche minuto di stasi, hanno risposto così ai consiglieri comunali di centrodestra con cui si era accesa la discussione. Vergognatevi! Verde siete! Tifosi! Vai fuori! Verde! Fuori! Verde! Fuori! Lascialo! Lascialo! Moreno!